gioco che sto testando, provando, è molto curioso. Praticamente comandiamo questi due esserini, uno penso che sia tipo un essere della terra e uno una specie di omino stellare, non lo so, un elementale delle stelle, non esiste, perché l'elementale della terra sì, ma delle stelle no, ma lui è una stellina caduta. Allora possiamo comandare un tipo alla volta, un esserino alla volta. Guarda come fa, con le ciampine lì, zampine lì. Allora, se cerchiamo di uscire dallo schermo, chiama l'altro. Praticamente dovremmo riuscire a portare tutti e due i pirulini lì fuori dal qua, dall'area dove sono. Ok, portiamo il primo. Adesso qua è semplicissimo, abbiamo appena iniziato. Tac. Man mano che andiamo avanti, dobbiamo risolvere dei puzzle per proseguire. Allora, ogni esserino ha un campo energetico, vedete, che attiva qualcosa. Ad esempio, l'esserino della luce attiva la vegetazione, guardate. Vedete? Mentre l'esserino della terra, lo chiameremo così, attiva le rocce, cristalli forse. E ci serve proprio le loro capacità proprio poi per superare, guardate, zac, per superare degli ostacoli. Adesso i primi livelli, logicamente, è abbastanza semplice tutto. Ok, tutte e due portati nell'area successiva. Qua vedete che l'esserino della terra non riesce ad attivare niente. Però lì c'è una radice, un vegetale, quindi arriviamoci con l'omino luminoso, l'esserino luminoso, e proviamo a attivare il suo campo energetico. Facciamo crescere tutta la vegetazione, guardate che figata l'animazione. In più si illuminano questi disegni sulla parete, come abbiamo visto prima nella presentazione. Ok, da qua logicamente non riusciamo ad andare avanti, forse si riuscirà da qua. No. Allora cambiamo. Allora, dove possiamo andare con i nostri esserini per proseguire? Forse un'idea posso averla. No, allora vediamo se può essere così. Ok, uno sopra l'altro. Qua no, devo attivare, però dovevo fare al contrario anch'io, che furbo. Allora ritorniamo, ecco qua, saltando uno in groppa l'altro. Quanti cristalli sono apparsi. Ok, però ma era tutto più semplice. Sono io asino. Era tutto più semplice. Sono anche evidenziate le foglie luminose. E vabbè. Allora, adesso qua abbastanza semplice. Devo saltare così tanto con quelle gambettine lì. Forse ci siamo, sì. È rilassante, la musichetta, le animazioni. Ecco qua le cose si complicano un po' di più.
Allora, lì c'è questo buco che sembra proprio... Ok, è un tunnel dove il tizio può entrare. Però ci passerà anche questo, perché la forma è diversa. No, infatti. Però appaiono. Ecco, ce lo suggerisce. Qua forse possiamo... No. Ok, ce lo suggerisce dai disegni sul muro, che era quello che avevo cercato di fare io prima. Ok. Quindi adesso lui può entrare qua e faremo la stessa cosa qua, al contrario. Hop hop. Eh no. Però ecco qua. Ok, abbiamo creato... No, dobbiamo lasciare lui così col suo campo energetico, vitale, non lo so. E andiamo avanti con la tizia. Oh, che bel albero che è sbucato, spuntato. Allora, la grafica è simpaticissima, essenziale ma bella, a mio parere. Op, op. No. Allora, qua io farei forse... Ok. Eccoli là, i suggerimenti. Ok, posso planare. Tenendo premuto il salto, planano. Questo no, però. E lui? E lui? Vediamo. Ah, forse ho sbagliato tasto. Si è fatto male, no? E lui come fa ad andare avanti? Scusate, vabbè, se con questo cerco di andare avanti, logicamente dice: "Oi te, resta noi, Andrea, non restare indietro." E lui? Come si farà? E ti vincerò. E porca vaccola. Qui non c'è nient'altro da attivare. Vincerò. Sì. Beh, raga. Raga, entro con gli account. Ah. Com'era, dai, attiviamo tutti i suggerimenti, mentre invece lampadina lì può planare, quindi ok, e ce l'abbiamo fatta. Ok, andiamo avanti un altro pezzettino. Oh, qua la vedo già più da ragionare. Mi sa che dobbiamo attivare ancora qualcosa. Allora, tac. Ma no, di qua non ho concluso niente così. Allora, quindi dobbiamo lasciare lui lì con il campo magnetico. Ecco qua. E adesso qua io direi che facciamo così. Così. Tu vai su. Attiva anche questo. Ok, in modo che l'altro abbia tutto lo spazio per muoversi. È cresciuta una foglia. Ci dovrò andare sopra. Vai su. Bravo. Poi, e quindi come posso fare però? Riusciamo col solito trucchetto a salire, sì, ecco qua, attiviamo anche lui,
e la porta è aperta. Benissimo, sì, logicamente gli dice all'altro tipo, no, dobbiamo andare avanti da soli. Eccolo qua, è un altro livello, è fatto. Ops, poverini, si sono spaventati un po'. Ok, dai, su. No, si sono fatti gli occhietti dolci. Bene, dai, proseguiamo, perché la stellina caduta lì deve riuscire. Ah, qua ne sto comandando solo uno. Ah, no, ok, se tengo premuto... Ok, l'altro mi segue. E se invece attivo questo? Niente. Quindi così e proseguiamo. Bellissimo però. Bellissimo. Ah, in realtà sto comandando l'omino della terra. Ah, però facendo così si attiva. Bello. Vediamo cosa c'è all'esterno della grotta. Magari un'altra grotta. Vediamo. Siamo sempre dentro a grotte, grotte e grotte. Certo, dobbiamo arrivare in cima alla montagna, quella che si è vista nella presentazione. Quindi, che dobbiamo fare qua? Ah, non posso scambiare, non posso fare niente. A capire cosa c'è da fare qua. Allora, cosa vuol dire quel simbolo in alto? Non riesco proprio. Allora, che bei disegni che si formano. Bellissimo, bellissimo. Però dobbiamo capire come andare avanti. Ok, apriamo di qua, vediamo qua cosa succede. Si apre l'altro simbolo, quindi qua mi dice forse i simboli che abbiamo aperto, attivato, però quello ancora non c'è. Forse apparirà quando ci andiamo a vedere, dai. Op. Allora, vanno loro carini, carini. Anche qua cominciano adesso proprio a complicarsi le cose. Ops, cos'è che ho liberato? 1 di 54. Allora, qua abbiamo un altro... ecco, qua ho capito cosa serve il... il cubetto qua. Ma me lo devo tirare su, però. Wow. Bellissime queste animazioni. Dove tutta la vegetazione cresce, devo tirar su questo. Cos'è sta funzione? Ok, ah, ecco, mi diceva anche di premere il tastino, ma no, io lo premevo insieme all'altro, per quello che non funzionava. Allora, zac. Ok, così quello rimane premuto e riusciamo ad andare avanti. E un altro, vieni. Ok, e un altro enigma l'abbiamo risolto. Enigma, insomma, un altro mini puzzle.
Ok, ma bellissime le inquadrature. Qua c'è un sacco di cose da attivare. Che figata. Però adesso dobbiamo capire cosa fare qua. Cosa sono questi? Andiamo avanti con lui, visto che ormai li chiamiamo lui e lei. Qua vedo due roccettine. Ah, ecco qua. Allora, tira fuori le rocce. No, questa è già fuori. Altra porta aperta. Andiamo insieme. Tac, tatac, tatac. Bellissimo. Sto gioco è coloratissimo, bellissimo, rilassantissimo. Certo, non è come giocare un FPS, però ogni tanto ci vuole, mica possiamo sclerare a sparare tutto il tempo e insultarci con il microfono con quelli dell'altra squadra. Allora. Oh, abbiamo trovato anche un cubetto che ci servirà dove però? No, che cosa dico? Qua. Allora, adesso ho imparato. Tac. Tac. Eh sì, bravo. Allora, tu stai lì. Quello rimane però lì, cioè mi sa un segreto. Visto che quello si è mosso, esatto, c'è uno di quei cristalli da aprire. Pluch, dove escono quelle, bah, diciamo lucciole. Ops. Ah, vabbè, no. Rimane lì. Te vieni, dai, su. Tac. Facciamo attivare tutto. A quale sarà da... Proviamo su questo che è illuminato. Era semplice, c'era uno di questi cubetti un pelino più indietro. Ok? Quindi l'altro lo metto qua. E così proseguiamo. Continuate nel vostro percorso all'interno di questa montagna. Ok, vabbè, la prima cosa che vede è questa super radiciona. È quello? Però perché non è uscito questi? Allora, cominciamo a attivare la radice che cresce un po' di verde. Vediamo se anche qua ci sono un po' di cose da far crescere. Un'altra radice. Quelli funghetti no. No, questi ci vuole. Ci vuole lui. Che sparisce nell'erba alta. Facciamo crescere tutto e vediamo qua cosa succede. Ah, ecco. Quindi questa sale? No. Però a sto punto, se dobbiamo andare su, conviene far così. Eccoci qua. Opla! Dai, seguimi. Ah, così usano tutte le due energie. Faccio anche prima che fare prima uno e poi l'altro. Vieni qua. Ecco qua. Una aurea doppia. Dai, vieni, su. Ok. Adesso, ah, ecco là l'ascensore. Sì, solo che non è salita così tanto. Allora qua posso fare così? No. Allora così sì, però vado su solo con lei e lui. Penso di aver capito, questione di pesi, quindi
devo andare prima su con lui, che fa scendere il fiore perché è pesante, poi con lei, zac, poi riprendo lui. Oh, ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta.